Ciao bellissime, sono Doina e in questo video parliamo di come scegliere il costume da bagno adatto in base alla nostra silhouette. Faremo una swim guida dei costumi tra bikini, due pezzi, interi, trichini, sexy o sportivi. Resta con me se ti interessa l'argomento, così scoprirai quale è quello giusto per te. Fare shopping per scegliere il costume da bagno giusto a volte diventa molto più impegnativo del previsto. Facciamo tantissime prove, ci aggiorniamo sulle ultime tendenze, seguiamo tutti gli influencer per essere sicuri di aver acquistato l'ultimo modello proposto dai stilisti. Sì, scegliere il costume da bagno giusto non è mai stato facile. Ma credimi, sapere qual è il modello adatto al tuo fisico ti migliora la vita. Questa piccola guida è molto utile quando andiamo a fare shopping online, dove come parametro di orientamento abbiamo solo le modelle che indossano i costumi, che spesso non corrispondono alle nostre misure reali. Ma prima di iniziare, voglio specificare che queste regole non sono adatte al 100% per tutti, sono solo dei piccoli consigli che ci aiuteranno nelle nostre scelte. Valuta bene il tipo di figura che ti corrisponde: rettangolo, clessidra, triangolo, triangolo rovesciato, cerchio o ovale. Iniziamo con rettangolo, busto lungo e stretto. Vita poco marcata. Sì alle fantasie, giocare con le stampe e i colori, scegliere i modelli vivaci, decorazioni, ricame, stampe. Evidenziare il punto vita con un trichini, scopri il laterale creando un gioco di forme morbide. Optare anche un costume da bagno sportivo, il tuo fisico te lo permette. Clessidra. Tipo di figura bilanciata, proporzionata e il punto vita ben definito, busto e fianchi formosi. Evidenziare la femminilità con un slip a vita alta, un reggiseno balconcino o triangolo. Terzo tipo di figura è triangolo, ho detto anche a pera, spalle stretti, fianchi larghi. Bisogna valorizzare il punto vita e dare forma al busto. Sì ai rouge, volant, frange, scegliere un colore chiaro sopra, scuro sotto, lo slip sgambato anche a vita alta, mai con i fiocchi laterali. Triangolo rovesciato, spalle larghi, fianchi stretti, qui bisogna bilanciare la figura. Sì al monospalla, evitare le balze sullo scolo, le spalline sottili e allacciature dietro il collo. Invece via libera i slip arricchiti di laccetti, volant laterale, a cerchio o a mela, spalle arrotondate, la vita poco evidenziata, le gambe snelle. Trucco è aggiungere altezza, evidenziando le gambe e il collo. Ideale il costume intero, i due pezzi spezza la figura, portando l'attenzione sulla pancia, invece il costume intero allunga le gambe portando l'attenzione su di loro. E l'ultimo tipo di figura è ovale, un po' più alta della figura come mela e pera, busto piccolo, spalle strette, punto vita un po' più largo. Bisogna spostare l'attenzione sul busto o sui fianchi. Sia i monochini, si può provare anche due pezzi, reggiseno balconcino e slip non con la vita tanto alta. Preferibilmente scegliere i colori a tinta unita. Con i tipi di figura abbiamo finito. Ci stanno altri trucchetti su come scegliere il costume giusto, anche in base ai colori e alle fantasie. Per un stile classico, andare su una tinta unita di bianco e nero. Invece, per attirare tutti i sguardi su di noi,
optare per un colore più acceso. Attenzione alle fantasie. La stampa animalier, mai fuori moda, ci dà un tocco molto più sexy. Scegliere i colori con attenzione anche in base alla tonalità della pelle. Pelle chiara, colori freddi e scuri. Pelle più abbronzata, colori caldi o anche neon. Spero ti sia stato utile questo video. Se sei appassionata di moda e ti piace il cucito, iscriviti al canale per non perdere il prossimo video. Non dimenticare, sperimenta, cambia stile, la moda è libertà. Ciao ciao, a presto, Doina.